Scusa un secondo, Manfred. Scusa un secondo, Manfred. Hola a todos, quiero hablar de dibujos animados con quattro. Chi ha detto? Sorpresa. Vale, vale. Sabia che io abbono bien español porque viví en Málaga hasta 2013 e 2014. Ma che idioti ciao, siamo Dani. Stati a non pensare che Vitale sappia tutte le lingue. Sono quegli scivoloni che possono capitare, credo, Allora, entonces, hablamos de dibujos animados. Ci dissociamo, a prescindere che non so. Comunque sembra una live di ubriachi oggi. Ciao sì, ragazzi, sì. Dai, ora passa all'italiano. No, no, allora Juan Sergei dice bravi a chiudersi. Io non lo so, se adesso te lo traduce il Miga. Non lo so se poi vi siete chiusi così tanto ieri, perché poi avete giocato molto avanti. Vai Miga. Sí, sí, lo que decía es que el Atleti es muy bueno a encerrarse atrás, pero ayer no pareció así el juego del Atleti, parecía más proponer juego un poco. No, yo creo que no, porque salió con un 5-3-2 falso porque Lodi jugó de interior, o sea, jugó arriba, pero la mayor parte del tiempo estaban haciendo Bersálico y Lodi de carrileros, ¿no? Con Reinildo de central, puedes decir. Quello che dice che l'Atletico non è che abbia giocato molto per proporre gioco, diciamo, ieri. E ha giocato con un 5-3-2 falso, perché poi Varsalico e Lodi. Lodi hanno fatto praticamente da fluidificanti sulla fascia, diciamo. Quindi abbastanza d'accordo con Sergei. Vai, vai, qua. Allora, tu ves el partido en estadísticas y ves posesión del United, posesión del Atleti, pase, no sé qué. Pero si ves el partido, la mayoría de los pases eran horizontales. El Atlético hacía más empuje, balones en diagonal, muy buena defensa y a salir arriba. No era un dominio muy importante, aunque la posesión diga eso, ¿sabes? Solamente una vez jugaron juntos Manchester United y Atleti en la Recopa de Europa del 91-92. Que no había ni nacido yo. Ho capito che... Però, scusate. Io traduco perché ho detto... una volta il Manchester United e l'Atletico Madrid si erano affrontati nella Coppa delle Coppe nel 91-92 e in quella circostanza vinse 3-0 l'Atletico Madrid con doppietta di Paolo Futre. Monumentale, cazzo. Monumentale. Juan, tu devi sapere che Francesco Vitale, a chi in Italia è il narrador del gran football in Italia. Sì. Es un luminar. Es un poco como Maldini in Spagna, che sa tutto di football.